Maria Gargani, la beata Maria Gargani, è la devozione alla Madonna. Un'altra testimone, come già abbiamo anticipato nella puntata di ieri, che ci accompagna in questi ultimi squarci del mese di maggio, che la devozione dedica particolarmente alla Madonna, la devozione dei cristiani. Avete visto anche che qui, nel nostro santuario, per tutto il mese di maggio, si sta proponendo a tutti i devoti di Padre Pio, ma anche ai numerosi telespettatori che ci seguono attraverso la televisione oppure attraverso i social media, si sta proponendo appunto un Santo Rosario in cui preghiamo per il dono della pace. Papa Francesco ci ha chiesto, e noi continueremo a farlo non solo durante il mese di maggio, ma se sarà necessario lo faremo anche a giugno, a luglio, agosto, ma ci auguriamo che quanto prima questo conflitto termini, come così possa terminare ogni conflitto che è nel mondo. E dicevo, stiamo appunto dedicando la preghiera del Rosario secondo l'intenzione del Papa, che è quello della pace, e poi ripercorrendo un po' tutto ciò che ha segnato e contraddistinto l'ultimo ventennio, che segna appunto l'anniversario dei 20 anni della canonizzazione di Padre Pio nel prossimo mese di giugno. E il Rosario è una delle preghiere che anche Maria Gargani recitava, raccomandava, non come una pia devozione, ma come una immersione nel mistero della salvezza. Che cos'è il Rosario, se non appunto il nostro entrare, contemplare il mistero della salvezza e dell'amore di Gesù Cristo attraverso appunto la collaborazione e il sì di Maria? E che oggi veramente possiamo anche noi riflettere sul sì di Maria e sui nostri sì e sui nostri no al piano e alla volontà di Dio. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!